Il libro di Enoch è uno dei testi più complessi e oscuri dell'intera esistenza umana e descriverne la genesi storica è complicato. Parliamo di un antico libro che per la differenziazione della lingua in cui è stato scritto e per i diversi ritrovamenti non si riesce ad inquadrarlo come si deve all'interno della storia della religione. È un testo apocrifo, ossia un testo non accettato dalla Chiesa come canonico, che racchiude antichi segreti ed oscuri misteri che oggi cercherò di raccontarvi. Fra Vigilanti e Nephilim, oggi andrò letteralmente a cercare le connessioni con la teoria degli antichi astronauti. Il libro di Enoch è un antico testo religioso apocalittico ebraico attribuito dalla tradizione al patriarca antidiluviano Enoch, ossia il bisnonno di Noè. Il libro contiene materiale unico sulle origini dei demoni e dei Nephilim, sul motivo per cui alcuni angeli caddero dal cielo, e una spiegazione del motivo per cui il diluvio della Genesi era moralmente necessario secondo l'antico dio vendicativo Yahweh. Si stima che le sezioni più antiche, principalmente nel libro dei Vigilanti, risalgono al 300 a.C. circa, e l'ultima parte probabilmente al 100 a.C. Parliamo di testi molto, molto, molto antichi che, per qualche motivo con la scusa del non essere testi ispirati, non sono stati accettati dalla Chiesa. Vari frammenti aramaici trovati nei rotoli del Mar Morto sono la prova che il libro di Enoch era conosciuto anche dagli ebrei e dai primi cristiani del vicino Oriente. Questo libro è stato citato anche da alcuni autori del primo e del secondo secolo, come nei testamenti dei 12 patriarchi e in altri testi molto famosi. Non fa parte del canone biblico usato dagli ebrei, a parte per quanto riguarda gli etiopi, e qui ci sarebbe davvero da aprire una parentesi storica enorme. Infatti, la Chiesa ortodossa etiope considera il libro di Enoch come canonico. Oggi, infatti, la versione completa esiste solo nella lingua etiope Gaez, e per questo e altri motivi la credenza tradizionale etiope è che la lingua originale dell'opera in realtà fosse il Gaez. Le lingue usate per la prima volta per i testi ebraici suggeriscono difatti che il libro di Enoch, come il libro di Daniele, sia stato composto in parte in aramaico e in parte in ebraico, ma la versione più completa è in Gaez. Nessuna versione ebraica è nota per essere sopravvissuta e il libro stesso afferma che il suo autore è Enoch, prima del diluvio biblico. Il libro di Enoch più completo proviene, come vi dicevo, dai manoscritti etiopi che furono portati in Europa dallo storico scozzese James Bruce alla fine del XVIII secolo. Una peculiarità assoluta per quanto riguarda il libro di Enoch è relativa ai cosiddetti Grigori. Vengono chiamati in questo modo, ma anche osservatori o vigilanti, e oggi ci concentreremo molto su queste figure che ad oggi possono tranquillamente essere viste più come alieni che come angeli. Nel libro di Enoch i vigilanti sono angeli inviati sulla Terra semplicemente per sorvegliare le persone. Già questo, conoscendo la storia del fenomeno UFO di per sé, possiamo già farci un'idea in merito a questo comportamento riportato su dei testi antichi di 3000 anni. Ecco, vengono attribuite debolezze umane a questi angeli che vengono umanizzati. Infatti, si invaghirono delle donne che videro sul pianeta e su incoraggiamento del loro capo Semiasa disertarono in massa e andarono a vivere fra gli uomini del pianeta Terra. Secondo i testi antichi, i vigilanti si contavano in 200 individui e sono ricordati solo i nomi dei loro principali esponenti. Quelli che seguono sono i nomi dei generali alieni vigilanti riportati nel libro di Enoch.
Nel libro di Enoch viene scritto testualmente che questi sono i prefetti dei 200 angeli, e una volta che questi angeli si unirono alle donne della terra, nacquero i Nephilim, giganti selvaggi che misero a soqquadro la terra e soggiogarono l'umanità. Semiasa, Azazel e altri, identificati dalle tradizioni giudaico-cristiane successive come Satana o Lucifero, divennero corrotti e ingannarono gli esseri umani e gli spinsero a fabbricare armi metalliche e instaurarono il seme del male. La gente cominciò a morire e a invocare l'aiuto dal cielo. Dio inviò allora il diluvio universale per liberare la terra dai Nephilim, inviando tuttavia Uriel, l'angelo, ad avvertire Noè così da non far perire l'intera razza umana, evitando l'estinzione. E sempre testualmente dal libro di Enoch, i vigilanti furono confinati nelle valli della terra fino al giorno del giudizio universale. Sarebbe molto carino riuscire a identificare cosa intendevano con le valli della terra, così da riuscire storicamente ad identificare il luogo di reclusione degli angeli caduti, visto che, dal generale supremo Yahweh, secondo la storia, sono stati incarcerati sul pianeta Terra. Sto citando testi apocrifi antichi di 3000 anni che parlano di alieni. La storia dei guardiani nel libro di Enoch è stata collegata con la Genesi, in cui si descrive l'origine dei Nephilim e si ricordano i figli di Dio che li generarono. Infatti, come se fossero storie confermate da più fonti, molti testi diversi citano l'avvenimento in questione. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero le loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne, e la sua vita sarà di 120 anni». C'erano sulla terra i giganti Nephilim a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Dal libro di Enoch si apprende anche la nascita della magia nera e della stregoneria. Secondo queste antiche profezie, fu proprio Semiasa, il generale capo dei 200 vigilanti, che insegnò agli esseri umani fedeli gli incantesimi. Ma non solo. Come successe analogamente nella mitologia sumera con gli Apkallu, anche gli angeli caduti insegnarono agli uomini l'astronomia e altre arti. L'insegnamento di queste arti, prima sconosciute agli esseri umani, provocò la corruzione degli esseri umani e l'insorgere di violenze e sopraffazioni, esattamente come i giganti da cui alcuni umani presero esempio. Esistono conoscenze antiche, cari signori, veramente antiche, che passano dall'esoterismo più profondo e oscuro, dalla religione non accettata, agli alieni. Osservando dal cielo quel dilagare di violenza, i quattro arcangeli alieni, Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele, nominati nel libro di Enoch per la prima volta, pregarono Dio di intervenire, facendo notare tra le altre cose che Semiasa, al quale Dio stesso aveva dato il potere assoluto di dominare sugli altri angeli, aveva insegnato agli esseri umani arti magiche proibite che solo gli angeli potevano conoscere. Questa è la storia. Dio intervenne inviando gli arcangeli a punire gli angeli caduti, in particolare ordinando a Michele di imprigionare Semiasa e i suoi compagni per 70 generazioni sotto le colline della terra in attesa del giudizio universale. Ora, se nel libro di Enoch ci si rifà ad un tempo precedente al diluvio universale, direi che queste 70 generazioni sono già passate da un pezzo, no? E infatti, lascia un commento. A cosa ricolleghi la seconda venuta degli angeli caduti? Ci sono degli input relativi ai vigilanti anche all'interno della letteratura esoterica. In alcuni sistemi di credenze relative alla stregoneria e alla pratica Wicca, i vigilanti sono esseri posti a custodia dei portali che uniscono tra loro i mondi. In questi sistemi essi sono visti come una razza di esseri spirituali, un insieme di divinità, oppure come spiriti dei quattro elementi. Essi sono spesso associati anche ai quattro punti cardinali e anche ai solstizi e agli equinozi, così come a singole e specifiche stelle del firmamento. Nel Vangelo delle Streghe, l'autore narra il racconto dei vigilanti chiaramente ispirati dal libro di Enoch, dove asserisce che sono i grandi spiriti delle stelle. Ecco, anche nella letteratura esoterica ci sono tantissimi ricollegamenti ai vigilanti, e chissà come mai, sia nella Bibbia con gli angeli caduti, sia nel libro di Enoch, che nel libro di Daniele, che nel libro dei giganti, che nei rotoli del Mar Morto, questi vigilanti provenivano dal cielo. Ora,
Sapete qual è la particolarità del patriarca Enoch? Signori, secondo la Bibbia, così, a tempo perso, visse 360 anni. Genesi 5, 21, 24. Dopo essere stato padre di Matusalemme, Enoch camminò fedelmente con Dio per 300 anni e ebbe altri figli e figlie. In tutto Enoch visse in totale 365 anni. La caratteristica più atroce, signori, relativa al libro di Enoch è l'abduction celeste a cui lo stesso patriarca venne sottoposto. Venne letteralmente rapito in cielo e compì dei viaggi molto strani insieme a degli angeli. Chiamiamoli angeli, ok? Ecco, di seguito li ho riassunti in una slide, ma comunque li trovate tutti nel secondo libro dei Vigilanti, nel libro di Enoch. Trovate anche delle versioni tradotte in italiano del libro online. Enoch sparì, fu rapito in cielo. Prima di tutto ciò, riceve la visita di due angeli vigilanti non decaduti che gli dicono di recarsi presso gli angeli vigilanti che hanno abbandonato il cielo per annunciare loro il castigo divino. Fu rapito in cielo, Primo viaggio di Enoch portato da Dio, da alcuni vigilanti e da Uriele in vari luoghi fantasiosi, in terra e sottoterra. Secondo viaggio con Uriele nella località deserta dominata dal fuoco, prigione degli angeli decaduti, dove Enoch vide sette stelle legate. Terzo viaggio con Raffaele a ovest, che gli mostra un luogo profondo e tenebroso in una montagna. Quarto viaggio con Raguele a ovest, dove vede un fuoco ardente che ha tutte le luci del cielo. Quinto viaggio con Michele, vede sette montagne preziose e un albero da cui frutti sarà data agli eletti la vita nel grande giudizio. Sesto viaggio con Uriele al centro della terra, dove vede montagne, burroni, torrenti, una valle maledetta, luogo del futuro giudizio. Settimo viaggio a est, dove vede una foresta colorata. Ottavo viaggio con Raffaele, dove vede alberi di profumo, burroni, ruscelli, monti e l'albero della conoscenza. Nono viaggio con Uriele ai confini della terra, dove vede vari animali. Decimo viaggio a nord ai confini della terra. Undicesimo viaggio a ovest ai confini della terra. Dodicesimo viaggio a sud ai confini della terra. C'è un passaggio che dice: Enoch passa sulla terra a annunciare ad Azazel la condanna. Questo passa sulla terra ti fa capire che, insomma, non era sulla terra ma in cielo, o che comunque svolazzava. Ora, che cosa mi rappresentano questi 12 viaggi? È chiaro che Enoch venne addotto, è chiaro che venne portato in luoghi al tempo inesplorati da persone che ne sapevano più di lui. Com'è chiaro che questa umanizzazione degli angeli e delle divinità all'interno del libro non può assolutamente essere un caso. In che misura quindi sei d'accordo che molto probabilmente queste entità erano alieni biologici o esseri che provengono da un altro luogo della realtà? Fammelo sapere in un commento. Sai, il concetto di multiverso apre vari scenari anche in merito a determinate visite ancestrali e divine nell'antichità e quindi vorrei approfondire. Per oggi è tutto. Se questo video otterrà dei buoni risultati, tornerò su Semiasa. Voglio fare un video sempre relativo alla serie Antichi Alieni sugli Apkallu, sumeri, e altra bella roba che vorrei proporvi. Quindi, se il video ti è piaciuto e vuoi supportarmi e ti piace questa serie, lascia un like e non ti dimenticare, perché è importantissimo. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!